Ciao ragazzi, sono Falco Nero, oggi sono qua con un nuovo primo contatto per dare un primissimo sguardo insieme a voi a Siege Survival, un survival medievale. Che detta così dici, che cazzo? No, in realtà sembrerebbe essere un prodotto piuttosto intrigante e vorrei scoprirlo con voi, questa versione ancora preliminare, che dovrebbe riservarci più di qualche sorpresa. Allora, l'ultimo bastione, scenario principale con tutorial. Vabbè. Famo un tutorial così capiamo di che cosa stiamo per morire, perché tanto quello si farà. Siege Survival. Sono curiosissimo. La vedo malissimo. Tanto è già tradotto in italiano, ragazzi. Top class, proprio. Avevamo appena iniziato il raccolto quando gli Smiri ci hanno attaccato dal nord. I corni di guerra hanno risuonato per tutta Endring e le strade della città, invase dal fumo, sono state inondate dal sangue dei suoi abitanti. I feroci guerrieri di Karngarld hanno invaso la nostra casa. La guardia cittadina ha combattuto con valore, ma gli Smiri erano troppo numerosi. Ben presto i razziatori hanno raggiunto la piazza principale e il centro della città è stato incendiato. Non abbiamo potuto far altro che mandare un messaggero a chiedere aiuto, mentre le guardie inferiori di numero cercavano di proteggere. No, vi prego. I lavoratori che recuperavano le scorte, che se non è, muoiono tutti poi. Consapevoli del fatto che il destino del castello dipende dalle provviste di cibo, le guardie hanno dato la vita per aiutare a recuperarne il più possibile. Le scorte aggiunte ci aiuteranno a sopravvivere all'assedio. Ora spetta al resto di noi fare in modo che questo sacrificio non venga sprecato. La carneficina prosegue senza sosta, strada per strada, piazza dopo piazza. Gli Smiri si sono riversati in città, uccidendo tutti coloro che non sono fuggiti in tempo. Poi hanno usato le loro macchine da guerra, distruggendo il cancello tra l'abitato e il castello. Pensavamo che non potesse andare peggio di così. Quando avevamo intravisto una figura mostruosa, la caserma è stata. No, preferisco la figura mostruosa, grazie. I Kargaldiani erano guidati dal loro famigerato campione senza nome. Non ho mai visto nulla di più terrificante di questa figura, dall'aspetto bestiale. Avevamo sentito parlare della stazza della gente del nord, ma non avremmo creduto di vedere un uomo tanto mostruoso della nostra città. Nei nostri cuori abbiamo abbandonato ogni speranza. Abbiamo trovato riparo nella rocca e fatto il punto della situazione. Le scorte erano limitate, il cancello del bastione è stato gravemente danneggiato, isolandoci da difensori. Presto gli Smiri avrebbero attaccato di nuovo. Il castello, l'unica parte di Endring ancora libera, era sotto assedio. Dovevamo aiutare i soldati a respingere il nemico fino all'arrivo dei rinforzi. Bello, mi piace. Questa premessa la trovo molto molto intrigante. Poi mi piace il fatto che si possa condizionare un po'. Allora, ti do il benvenuto di Siege Survival Gloria Victis. Vabbè, insomma, sta roba la posso gestire anch'io. Parla all'uomo nei pressi del muro. Ah, io sono Flint, lavoratore indefesso. Riconosci l'uomo di fronte a te. E Bertram, un falegname, ti rincuora a vedere che è sopravvissuto. Purtroppo è chiaro che gli eventi dell'ultimo giorno lo hanno spaventato in modo terribile. Se ne sta seduto in disparte, apparentemente ignaro della tua presenza, tremando e portandosi una mano al petto. Mentre controlli se sia ferito, noti che stringe con forza qualcosa, una piccola bambola bruciacchiata. All'improvviso capisci che quest'uomo ha appena perso la sua famiglia. Mi sa che è una conseguenza della scelta di prima.
Non c'è nulla che tu possa fare per alleviare un dolore come questo, ma forse un pasto caldo lo aiuterebbe a riprendersi dallo stato di shock. La cucina è stata distrutta dai trabucchi di Izmir, dove prima costruire un falò. Con tutti questi detriti non avrai problemi a trovare della legna da ardere e altri materiali utili. Allora, io che facoltà ho? Qua, raccogli risorse. Ok, il principio mi sembra molto carino. Gli oggetti che hai appena recuperato dalla pila dei detriti sono mostrati nel riquadro centrale. Puoi spostare un oggetto con il tasto inizio del mouse, trascinarlo, lasciarlo nell'inventario comune. Vabbè, insomma, la solita cosa. Prendi tutto. Crea il chip con il cavalletto e spacca il legno in legna da ardere. Quindi devo costruire una cosa. Qualsiasi costruzione può essere danneggiata dai proiettili nemici se si trova nell'area esposta. Allora, ceppo, costruisci. Vabbè, qua diciamo che stiamo relativamente tranquilli ovunque. Sono dei punti che sono... Vabbè, mettiamolo... Mettiamolo qua. Vicino ai maiali. Costruisci. Cioè, siamo io, il vecchio e due maiali. Sembra l'inizio di una pessima barzelletta. Ok. Adesso. Qui posso creare nuovi oggetti. Va bene. Con gli schemi. Legna d'ardere, assi. Vabbè, crea legna d'ardere. Con la forza delle preghiere. Trova del cibo crudo. Che è particolarissimo come prodotto. Mi piace, devo dire. Prendi tutto. Crea un falò usando il deposito. Il falò richiede 6 materiali, lo costruiamo e lo mettiamo vicino al vecchio. Qui. Costruisci. E qua prepara un pasto. Che può essere... Non si sa. Comunque un pasto con le uova. E me lo mangio col vecchio. Sto registrando? Sì. Anche non in Football Manager. Ritorna da Bertram. Benissimo. Bertram è nel punto esatto in cui lo hai lasciato. Tremer continua a premersi la bambola logora contro il petto, agli occhi assenti e il terrore dipinto sul volto. È come se la sua mente fosse intrappolata in quello che deve essere stato il suo attimo più buio. Dagli da mangiare. Nota appena la tua presenza, ma riesce a farlo mangiare. Boccone dopo boccone lo vedi recuperare le forze. Infine, posa la ciotola vuota e si addormenta. Probabilmente non chiude occhio da ieri. Lascialo riposare. Bertram si riprende. Si riprenderebbe molto prima se potesse riposare su un semplice letto. Che potresti creare con materiali sparsi per le strade. Il cancello che collega la città al castello è danneggiato. Ma ricordi che esiste un passaggio segreto che conduce al mercato. Puoi usarlo e andare a cercare delle scorte con il favore della notte. Ma aspetta un attimo, chi è quell'uomo in piedi accanto al cancello che porta al bastione? Chi è? Il soldato davanti a te è coperto di sangue, gli occhi annebbiati dalla stanchezza, la giubba sull'armatura ridotta a brandelli. È solo quando inizi a parlare che riconosci Galvik, uno dei veterani della guarnigione, noto e apprezzato dagli abitanti della città per i suoi modi gentili. È scioccato dalla perdita di sua zia e delle sue nipoti. Un altro duro colpo per un uomo, già al limite, ma non c'è tempo per i morti. Gli Smiri attaccheranno presto, dice, dobbiamo rifornirci prima che accada. Poi rivela che c'è anche un gruppo di soldati a perlustrare la città, ma che non hanno ancora fatto ritorno, è per questo che gli serve il tuo aiuto. Ci servono frecce, dice, un bel po' di frecce, naturalmente ci vorrebbero giorni per fabbricarle da zero, ma forse puoi trovarne nella bottega del fabbricante di frecce in città, vale la pena provare. Sbrigati, dice, ma Galvik,
Le nostre vite dipendono da te. Bene, è giunta la notte. È tipo un po'... coso? Porca miseria! Avete capito? Avete capito quello che abbiamo portato in mille occasioni? Mi viene in mente, mi viene a Way Out, ma no. Avete capito? Quello dove si mandavano durante la guerra. Non mi viene il nome, in questo momento mi sfugge. Allora, io vado. Cerco in città. Sì, tale e quale. Mi posso portare degli oggetti, tipo la torcia. E basta. E ti mando... Dove ti mando? Mercato. Mercato. This War of Mine. Ce l'ho. This War of Mine. Dunque, trovo i materiali. Non ho facoltà di muovere la telecamera, a quanto sembra. Gente appesa ovunque, benissimo. Qua il tasto per tornare al castello velocemente, prendi tutto. È tipo un disor mine con tratti medievaleggianti, mi piace. Chiappa tutto. Finché si può. Vabbè, vediamo qua. Hai trovato la bottega, inutile dirlo, gli smiri sono già stati qui. L'edificio è sventrato e saccheggiato. Il proprietario è impiccato a un albero con una dozzina di frecce conficcate nel corpo. Mentre osservi la macabra scena, un vento gelido ti ricorda perché sei qui. Per trovare frecce per i soldati c'è solo un modo per farlo. Ti giri furtivamente per la bottega devastata, cercando frecce preziose tra le pile di parti rotte e di mobili bruciati. Il tempo passa, ma non riesci a trovarne nessuna. Proprio quando stai per arrenderti, vedi qualcosa luccicare nel buio sotto una trave del tetto sfondato. Saranno per caso... Sì! Frecce per i difensori del bastione. Provi a recuperarle, ma sembrano bloccate sotto la trave rotta. Continua a tirare finché riesci a prenderla. All'improvviso la trave smossa crolla su di te con tutto il suo peso. Il tuo corpo è scosso dal dolore. Impieghi secoli per liberarti. Quando lasci la bottega vedi che qualcosa è cambiato. Il corpo del fabbricante di frecce è stato tirato giù. Una vecchia donna è piegata sul cadavere all'ombra dell'albero. Singhiozza, esausta. Pensi che possa trattarsi di, di sua madre. Ha rischiato la vita per tirare giù suo figlio e seppellirlo in una tomba vuota. La donna lo sposta a fatica e si ferisce con l'ascia sotto la cintura del corpo. Vabbè, aiutala, cioè, veramente. La donna trasalisce quando vede che ti avvicini, ma vedi il sollievo nei suoi occhi. Quando capisce che vuoi aiutarla dopo aver seppellito il corpo, ti consegna un sacchetto e si allontana silenziosamente nell'oscurità. Preziosi. Ah, e fascio di frecce. Poi. Bende riposo, una parola. Si fa presto a dire bende riposo in questo mondo orribile. Ci manca il tessuto però. Dai, dai. Animo, animo, qui serve una pala. Verdure. Un tempo il cancello conduceva dalla città alta al mercato principale. Purtroppo è stato distrutto dal proiettile di un trabucco. Il passaggio è completamente bloccato da macerie e dalle travi del tetto. Ma da questo lato sembra possibile liberare un passaggio. Ci metteresti molto meno a tornare al castello. I detriti sono compressi e bloccati dalle travi dal soffitto crollato. Niente. Sembra che le meraviglie della leggendaria città alta rimarranno fuori dalla tua portata per ora. Per ora. Per ora. Allora, noi però abbiamo bisogno del tessuto. In dove lo trovo il tessuto?
dai, tanto non ci sente nessuno. Per ora. Basterebbe un po' di tessuto. Preziosi e legno, niente. Beh, il legno lo mettiamo qua. Vabbè, per adesso va bene così. Ce la faremo a trovare il tessuto prima di notte? Che è già notte poi, tra l'altro. Erbe e piante. Brucia corpo? Cosa comporta? Fare ciò? Sono anche immuni al fuoco. Oh, finalmente. Bene. Uno di tessuto. Credo che senza bruciarlo non sarei potuto passare. Credo. Questa me la vorrei portare via, però. Scusate. Ah. Cosa? Boh, vabbè che vabbè, però. Comunque sembra essere un gioco che potrebbe essere estremamente adatto anche a una live, volendo, eh. Il principio, le scelte, le cose. Ho capito, mi servono le fibre, mi serve il tessuto. Mi hanno avvistato? Ti avvicini al cancello della città, del mercato, del porto. Sarebbe uno scorciatoio molto comodo per i tuoi spostamenti notturni. La porta però è robusta e inequivocabilmente chiusa. Ti serve una chiave, ma dove potrà essere? Abbandona. Via, via. Mani individueto. Oh, su. Bene. Torna al castello, via. Via, 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 via. Yes. Scorte incamerate. Allora, a questo punto parlo con Beltram. Sembra che Beltram sia molto meglio. Perdere la sua famiglia è stato un duro colpo che solo il tempo potrà guarire, ma finalmente il falegname si è ripreso dallo shock ed è pronto a tornare a combattere. Flint, giusto? Chiede. Ricordo di averti visto un paio di volte in bottega insieme a Galvik. Grazie dell'aiuto. Ora dovremmo occuparci degli animali e trovare dell'acqua potabile. Bertram sta bene. Trovare acqua potabile è di primaria importanza. Per un colpo di sfortuna il pozzo del castello è stato centrato in piano dai trabocchi. Ma forse se riesci a muovere i detriti puoi ripararlo in qualche modo. Devi provarci. Ah. Quindi devo pensare ai loro bisogni. Tipo lui ha bisogno di un letto. Quindi il letto. Essiccatoio. Banco da lavoro, banco da cellaio, composto di essiccatoio, erbusteria, officina. Falò. No. Allora, invia freccia al bastione. Intanto mi sembra la cosa primaria da fare. Lui si dovrebbe. Puoi costruire letti nella rocca per far ruotare meglio i sopravvissuti. Dormire in un letto permette inoltre di ferire di male di guerriere di prima. Ok. Ricordati che anche dare loro ben le medicine se sono gravi in condizioni. Va bene. Quindi, costruisci. Quindi questo lo sta facendo. Raccogliamo risorse.
Prendi tutto. Allora, io vorrei mandarti a dormire. Intanto che Bertram si occupa del resto. Ok. Dunque, puoi vedere dei rapporti sui prossimi attacchi nemici. A volte dovrai andare indietro le linee nemiche per ottenere queste informazioni. È importante mantenere la forza del bastione il più alta possibile. Va bene. Con questa schermata mandiamo le frecce. E avevo anche l'armatura però io, no? Vabbè, intanto mandagli le frecce. Poi, sta già facendo da solo? Ah, va qui, giustamente. Che sembra molto figo, devo dire. Cioè, se questa è la base. Se questa è la base, potremmo essere di fronte a un titolo molto, molto, molto intrigante. Però scusate, usa la benda prima. Frente a canna col coso, via, mettete la benda, dai. Tu prendi qua. Ok, allora lui. Hai rimasto gli addiriti che bloccavano il pozzo. Purtroppo, inutilmente, la base del pozzo è stata ridotta in frantumi. Il condotto è ostruito e non riuscireste a liberarlo senza prima morire di sete. Bene! Forse potevo avere dell'acqua potabile nel mercato cittadino col fuoco dell'oscurità. È rischioso, ma non altera. Vabbè, insomma. Poi ci si pensa. Mettiamo Flint a letto. Questo è il pollaio? No, quello è. Ok. Prendi tutto. Questo è il pollaio, sarà. Ok. Flint è ferito. Bene. Allora, io direi che per adesso abbiamo visto abbastanza, in questo momento quantomeno. E fatemi sapere cosa ne pensate. A me, devo dire, intriga parecchio. Però, ovviamente, la palla passa a voi. Volete che, insomma, che si segua questo prodotto nel suo sviluppo? Volete vedere di più? Mi piacerebbe. Non lo so. Insomma, al solito io mi rimetto a voi. E come poi mi capita di fare in questi giorni in cui YouTube sta dando il peggio di sé, se il video vi fosse piaciuto, magari condividetelo con qualcuno che credete possa apprezzarlo affinché magari si giri meglio, e si abbia poi il margine magari per portare altri contenuti simili. Ragazzi miei, io a questo punto vi saluto. Intanto che lui cerca, e noi ci vediamo alla prossima.